Eccoci qua, cari amici appassionati di auto vintage. Qua insomma le chicche non finiscono mai qua, guardate qua, vi faccio vedere così un'auto da battaglia, utilizzata così per degli eventi così sportivi, per divertirsi. Insomma, guardate qua, questa Alfa Romeo un po' malconcia è qua. E niente, insomma, portiamo a casa questa traccia di ricordo, che comunque è sempre il suo fascino, trovarla così, So che a voi piace trovare, più auto sfasciate ci sono meglio è. E niente ragazzi, ve l'ho fatta vedere e adesso andiamo a vedere l'altra gran chicca. Guardate, abbiamo sotto una 127 e poi l'altra gran chicca, tanto guardate qua un'altra Renault 4, che per gli amanti delle Renault 4, insomma, anche questa è sempre un'auto che ha il suo fascino, come vedete, l'auto del contadino, un'auto che utile, puoi metterci dentro la vanga, il rastrello, anche se ha un po' di ruggine, ma non lo stesso, spettacolo, Eccola qua, bellissima Renault 4. E poi ragazzi, vi faccio vedere l'altra gran chicca. Ragazzi, tenetevi, ruggine, voi chiamate la ruggine, guardate, l'usura c'è, bagno di sangue. E niente, insomma, qua vediamo un GT che insomma mi sembra in condizioni altamente precarie qua, anche questa mi sa che è un'auto che si potrebbe utilizzare per neve e ghiaccio, così per fare un po' di spettacolo, perché qua insomma il restauro, ragazzi, se non c'è il carrozziere qua che sa farci, tanto noi la portiamo a casa, da brivido, è stato un Marvin Tour veramente pazzesco, guardate qua, eccola qua, fantastica GT, insomma, qua Joe cosa dice, per gli amanti della GT. Saluto gli amici Alessio di Corpiano, il bravissimo Alessio che ha recuperato una Giulia, e Alessio di Pisa, e tutti quanti gli alfisti, guardate qua. Eccola qua, ragazzi, ve l'ho fatta vedere, spettacolo, vediamo un po' se riusciamo a vedere un po' dietro qua. Qua insomma i pezzi mi rimangono in mano. Oh dai, c'è. Traccia del fanale c'è, ragazzi, Guardate qua che spettacolo, Insomma, voi volevate le auto così e io ve l'ho trovate, casualmente, ma spettacolo. Ragazzi, ciao a tutti, a presto, viva le Alfa! Però purtroppo noi le amiamo in un altro stato. Spettacolo, ciao a tutti!